Chiuso il mercato senza botti in attacco per il Teramo, domani è di nuovo campionato in una settimana standard che però per via delle ultime trattative standard non poteva per forza di cose esserlo. Il diavolo dunque rimane così com'è e già domani Bruno Tedino dovrà trovare delle contromisure a quella sterilità offensiva che oggettivamente sta ancorando il diavolo al settimo posto in classifica, ma con un solco amplissimo dalle prime. Bisognerà valorizzare Birrigea e soprattutto Minelli, che ad inizio mercato sembrava poter lasciare la maglia biancorossa. Così non è stato, ma con il Rende davanti, almeno in avvio, ci sarà quella che ormai può essere definita la coppia titolare, Bombaggi-Magnaghi. Il capocannoniere della formazione biancorossa è un attaccante di fatto, l'intesa con la punta sembra funzionare bene, ma è evidente che i gol non possono venire solo ed esclusivamente da lui. Il modulo sarà il 4-3-1-2. La difesa dovrebbe vedere Soprano e Cristini, che rientra dopo la gara saltata per turnover a Castellammare di Stabia, con Cancellotti e Tentardini sulle corsie laterali. A centrocampo sarà ballottaggio tra Arrigoni e Viero per il ruolo di costruttore di gioco davanti alla difesa, mentre gli interni non dovrebbero subire variazioni. Ilaria e Santoro giocheranno da mezziali, con la prima linea che vedrà Costa Ferreira confermato nella posizione tra le linee, ballottaggio probabile anche qui con Domenico Mungo, e il duo già detto davanti. Nel Rende tanti out per squalifica, a partire da Vivacqua e Libertazzi, che di fatto sguarniranno la prima linea calabrese, che anche per questo nell'ultimo giorno di mercato ha portato a casa tre nuovi elementi. Il primo è Gaetano Navas, centrocampista classe 1997, nella prima parte della stagione ha vestito la maglia del Mantova in Serie D, collezionando 14 presenze. In carriera ha militato con la Paganese, la Regina, l'Acragas, la Nocerino, il Grosseto, il Potenza e l'Arzanese, collezionando 83 presenze tra Serie C e Serie D. In prestito dal Verona è arrivato anche Alexieis, centrocampista lettone classe 1999, che ha 19 presenze con la formazione primavera. A disposizione di mister Rigoli sarà anche il difensore Alessandro Negri, classe 2000. Il difensore scuola Milan ha militato con la primavera rossonera.